Allora adesso abbiamo con noi una veterana del circuito Albo Scuole, la professoressa Adele Caracciolo, direttrice del giornale News Fermi Isernia, un giornale che da anni sta nei primi posti a livello nazionale per quanto riguarda il premio giornalista per un giorno. Anche quest'anno gareggiano e hanno qualcuno in nomination perché hanno collaborato con l'associazione al lancio del TG24, che è il nostro settimanale di cronaca locale. Professoressa Caracciolo, ci rivediamo anche quest'anno, sempre tra i primi posti in Italia, siete tra le prime 100 redazioni a livello nazionale, è un successo continuo. Io mi sento onorata veramente di essere qui, in questo veramente meraviglioso posto, reso tale da Presidente, non è un plauso che si fa per dovere di cronaca, ma è così, dalla Vicepresidente Dottoressa Landolfi. E tutto sommato questo grazie ai ragazzi che noi seguiamo come scuole, e la collega mia Maria Iulianella, seguiamo in modo veramente, oserei dire assillante, perché sto su continuamente a loro, lavoriamo di pomeriggio, il loro tempo libero 3 volte alla settimana lo dedicano alla elaborazione degli articoli e del giornale stesso. E sono veramente contenta di essere qui, veramente. Grazie, io personalmente posso dire che ho avuto l'opportunità in questi anni di conoscere ragazzi che sono venuti già altre volte, altri ragazzi che vengono per la prima volta, e posso dire che sono dei ragazzi ben educati, sono vivaci, simpatici, si vede subito, quindi sono il volto bello della scuola italiana, che tante volte viene rappresentato male, però avere il piacere di conoscere dei ragazzi come questi ragazzi del Fermi di Isernia, per me posso dire che è un onore avere nel circuito, perché è bello rappresentare una gioventù così. Grazie anche alle docenti, che il loro ruolo è fondamentale, e soprattutto perché i ragazzi vi seguono con affetto, nonostante chiedete dei sacrifici, perché l'attività giornalistica è importante. Però è bello quando possiamo presentare degli studenti a tutta Italia di questo spessore. Grazie ancora e ci rivediamo alle premiazioni. Grazie.